E raggia internet con l'uso di un disco satellitare con l'antenna grande come una pizza posta sul tetto della vostra casa, fino al satellite che orbita a 550 km fuori dall'atmosfera della Terra. Ma siamo onesti, è tecnologicamente folle. E per di più non hai idea di come possa essere possibile che permetta ad internet satellitare di funzionare magicamente. Primo, questo video è abbastanza lungo, è pieno di dati internet dal satellite Starlink che orbita a 550 km di distanza. Raccomandiamo perciò di vederlo accelerato di 1,25 volte e la seconda volta a velocità 1,5. Prima iniziamo per vedere la differenza fra un disco per il satellite televisivo come questo e il disco di Starlink che Elon Musk ha battezzato seducente faccia piatta. La trasmissione di segnali televisivi che arrivano dal satellite sono della grandezza di un furgone e questi segnali si propagano come ventagli, coprendo enormi aree più grandi dell'America del Nord e come risultato la loro copertura è minore. Così 10.000 o più satelliti orbitando tutti insieme ad una incredibile velocità dentro l'orbita bassa sono necessari per fornire internet alla Terra intera. Ma apriamo il seducente piatto faccia piatta. Un cavo Ethernet è collegato al router. Se apriamo il disco si trova un modulo GPS al bordo del circuito stampato. Quindi cosa stiamo vedendo? In essenza è molto diverso dall'antenna di una vecchia radio ed onestamente è incredibilmente complicata. Perciò vediamo di semplificare. È simile al bulbo di una lampadina posta sul soffitto, semplifichiamo la visuale. Significa che se vogliamo rinforzare questi campi magnetici ed elettrici, dobbiamo aumentare il voltaggio della linea di alimentazione. È simile ad un interruttore dimmer, più potenza uguale più luce. Fino ad ora abbiamo parlato dell'accoppiamento dei vari substrati dell'antenna come trasmettitori, che può essere usata anche per ricevere i segnali. Deviamo l'antenna da trasmittente a ricevente, quando un'onda elettromagnetica dal satellite è diretta sul disco. Così queste antenne possono essere usate sia per trasmettere che per ricevere onde elettromagnetiche. Sono molto più complicate di quello che abbiamo detto, ma potete vedere bene nei sottotitoli in canadese. Da migliaia di fonti diverse passano in ogni punto della Terra per raggiungere lo spazio. È come accendere e spegnere il bulbo di una lampadina e cercare di vederla dalla Stazione Spaziale Internazionale. Quello di cui abbiamo bisogno è il circuito stampato della seducente faccia piatta e la tecnica di come funziona. Bene, ma vediamo prima cosa succede. Può raggiungere lo spazio. Potreste però pensare che c'è un errore. Ma l'effettiva vera portata e potenza del raggio principale di tutte queste antenne combinate insieme in realtà sono in una singola antenna. La breve spiegazione è che prendiamo una singola antenna da usare come uscita. Una lunga spiegazione richiede un sacco di conoscenza di matematica e di fisica, ma andiamo avanti. Il seducente disco faccia piatta e i satelliti Starlink indubbiamente all'interno hanno ingegneria e scienza complicati. Ma per comprendere il tutto dovete avere il brillante disco faccia piatta. Brillante è uno strumento incredibile per imparare. Vi insegnano un'enorme varietà di tematiche come le auto elettriche, i computer quantici, missilistica o le reti neurali. Per esempio, hanno un corso completo dedicato alla fisica antigravitazionale, in grado di aiutare per comprendere i raggi Starlink e SpaceX. Al posto dei noiosi libri di testo, rendendo le lezioni divertenti ed aiutarvi a ficcarvi i concetti nella testa. Per comprendere veramente Elon Musk fate la pausa di un mese e sarete abbastanza accurati. Dovete essere esperti su un'ampia gamma di campi di scienza e ingegneria. Perciò vi raccomando di iscrivervi. La soluzione è di usare quello che chiamiamo il ritorno dall'inizio, esattamente come girare attorno in cerchio. Per esempio, semplificare la visuale, usiamo le coordinate GPS del disco dal chip che c'è qui, insieme alla posizione orbitale del satellite Starlink conosciuto come software disco. Primo, il raggio principale, chiamato anche lobo maggiore, appare come questo. Purtroppo, con interferenze costruttive e distruttive non è perfetto e come risultato abbiamo dovuto mettere altri lobi laterali con meno potenza. Terzo, lo stupefacente disco faccia piatta contiene un apparato di fasi singolo,
Tuttavia, sul satellite Starlink c'è una serie di antenne a quattro fasi. Due servono per comunicare con molteplici dischi e due sono usate per comunicare con le stazioni a terra per trasmettere il traffico internet. E quattro, la serie di fasi viene usato per molteplici applicazioni ed è interessante che sono usate per gli aerei commerciali, per l'internet durante il volo. Quindi questo video spiega tangenzialmente come funziona internet sui voli. Se la vostra testa è scoppiata per la complessità di questa tecnologia e la profondità del video, sono sicuro che avrete molte domande, ma chiarifichiamo due cose. Primo, tutte le cose in questo video non sono in scala. In realtà il satellite... Dalla Stazione Internazionale Spaziale oggi hanno lanciato il satellite, con le mani, durante la passeggiata spaziale del cosmonauta russo, che semplicemente ha dato alla lucente sfera un bel lancio e se n'è andata. Questo è tutto, grazie di aver guardato, ma guardate fino alla fine. Ora la domanda è, ma tutti hanno e hanno viaggiato a mega velocità con internet senza Starlink? Che bisogno c'è di tutta questa ennesima messa in scena? Risposta, abbindolare nuovamente tutta quella fascia di utenti che abitano in zone dove non ricevono internet e fregarle nuovamente con l'illusione della ricezione satellitare Starlink. Siete coscienti tutti voi che ricevete internet via satellite che non funziona, vero? I satelliti non esistono e trovate tutte le evidenze attraverso la pagina indice alfabetico cercando le voci satelliti e i video ionosfera al posto dei satelliti perché no o troposfera al posto dei satelliti perché no. Vi rendete conto che tutti i segnali provengono dalla rifrazione di queste fasce o strati, se meglio preferite che stanno in alto? Per conoscenza, la ionosfera è stata ipotizzata, vale a dire scoperta, contemporaneamente nel 1902 dall'inglese Oliver Heaviside e dallo statunitense Arthur E. Kennelly. Consisteva nell'ammettere che le onde radio, propagandosi anche verso l'alto, fossero riflesse verso il basso dall'alta atmosfera terrestre, ipotizzata sufficientemente come conduttrice per l'elettricità. Perché nel 1902? Perché bisognava smentire l'esperimento di Marconi, dove le onde arrivavano direttamente, che è stato eseguito l'anno precedente, quando fece il primo collegamento telegrafico senza fili fra le località di Poldhu, in Cornovaglia, Gran Bretagna, e San Giovanni di Terranova, Canada. Come giustificare altrimenti che viviamo su un globo quando viviamo sul meraviglioso regno piano? Un'altra prova? Visionate Loran. Individuavano la posizione delle navi prima dei satelliti. Beh dai Dino, però i satelliti meteo? Quelli? Sempre su indice alfabetico cercate radar del meteo al suolo non dai satelliti o radar meteo in Italia. Dino.